Sapori e profumi da tutta Europa stanno per invadere il pubblico passeggio. Da venerdì 7 a domenica 9 settembre torna infatti il mercato europeo, che propone prodotti provenienti da tutta Europa. Partecipano operatori di diverse nazionalità che espongono prodotti tipici e caratteristici delle nazioni di provenienza, creando una varietà di forme, profumi, sapori che ricordano le atmosfere europee. Le bancarelle saranno aperte dalle 8 alle 23, un centinaio gli stand previsti. Si potrà trovare di tutto, dalla scacchiera per giocare in tre alla cheesecake al cioccolato bianco, un appuntamento ormai consolidato e atteso dai piacentini. La manifestazione comporterà qualche cambiamento per quanto riguarda la viabilità, per consentire l'allestimento degli stand già dalle ore 12 di giovedì 6 settembre sino alle 4 del mattino di lunedì 10. Sarà vietata la sosta con rimozione forzata nel tratto di parcheggio di Viale Malta, delimitato dall'apposita segnaletica, dove i soli mezzi degli espositori, dotati di contrassegno identificativo, potranno posteggiare. Contestualmente sarà vietata la circolazione in via Alberici e nel tratto di via Giordani, compreso tra il pubblico passeggio e il civico 21. Dal provvedimento saranno esonerati residenti, proprietari e fruitori di posti auto privati, che potranno percorrere con la massima cautela i tratti interessati. Varrà invece per tutti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Inoltre, per consentire ulteriori due appuntamenti nel calendario delle notti d'estate, nelle serate di venerdì 7 e domenica 9 settembre, dalle 19 alle 24, sarà vietata la sosta con rimozione forzata in via D'Averi, nonché nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra viale Palmerio e stradone Farnese. Tutti i dettagli sul nostro sito liberta.it.